Per il derby emiliano Guidolin torna al 3-5-2 con Pecchia a centrocampo e il debutto di Fresi centrale della difesa. Spazio ai giovani nel Parma di Olivieri, per la prima volta insieme Fre e Ferrari in difesa, Marchionni a destra e Bonazzoli in attacco. È l'esordio stagionale in Serie A per l'arbitro Tombolini. La prima conclusione del camerunense Vome dai 25 metri, fuori di poco. All'ottavo, lungo lancio di Cruz per Signori. Esce la disperata dall'area Fre. Le proteste di Signori che chiede l'espulsione, vediamo perché. Fre tocca con la mano sinistra ma è gesto involontario, andava invece punito il gioco pericoloso del portiere del Parma. Undicesimo, Nakata per Di Vaio. Bonazzoli è in ritardo, l'azione comunque prosegue per la squadra di Olivieri. Riceve Nakata, poi il brasiliano Junior e vola Pagliuca in corner. Bologna. Cruz, oggi molto bravo, il lancio per Signori, evitato Fre, ma sul diagonale eccezionale recupero di Ferrari che salva la porta. Ovviamente la gioia e la grinta di Ferrari, la rabbia di Signori. Qui un regalo di Marchionni fa volare Macellari, grande lucidità con l'assist a Vome, ma il tiro è da dimenticare. Al 43esimo Almeida fa viaggiare Marchionni. Sulla fascia destra il cross, solo Di Vaio, ma il palo, c'entra il palo, rivediamo. Non mancano dunque le emozioni del derby emiliano e sembrano divertiti anche Sacchi e Zaccheroni. 0-0 al termine del primo tempo, mentre al Dall'Ara c'è già un anticipo dell'autunno. Ripresa, continua a non brillare la stella giapponese Nakata. 14esimo, cross di Vome, sfiora Gedù, sfiora anche Cannavaro e gol dell'argentino Cruz. Disattenzione difensiva del Parma. E la rete di Cruz riesce solo parzialmente l'opposizione in uscita di Fre. Bologna dunque in vantaggio, insiste il Bologna, ci prova su punizione Signori e vola ancora Fre. Ma è una giornata poco fortunata per Signori che poco dopo si procura da solo uno stiramento. Signori sostituito da Nervo che ha recuperato a tempo di record dopo l'intervento in artroscopia al menisco di lunedì scorso. Poi nel finale un fuorigioco dubbio, fischiato a Bonazzoli, azione questa che poteva essere molto interessante per il Parma. Finisce 1-0 comunque per il Bologna, lasciamo le immagini.